Non è partita col piede giusto la rassegna dei mercoledì d'estate in provincia, promossa a Lodi dall'ente pubblico di Via Fanfulla. Le premesse erano buone: un ospite di forte richiamo in città, Filippo Caccamo, un pubblico numeroso fatto di tanti amici e collaboratori, e persino uno spicchio di luna che ha fatto capolino nel chiostro dell'ex convento di San Cristoforo. L'argomento della serata era anche invitante: scoprire il Filippo Caccamo, scrittore, autore del romanzo dal titolo Maledetta prima ora, dedicato all'esperienza più familiare al comico lodigiano, quella dell'insegnamento. Il conduttore della serata, Andrea Ferrari di Alta Marea, dopo l'entrata in scena del giullare Caccamo, Io sono un giullare, ok? E sono molto felice di definirmi tale, cioè nel senso io mi occupo davvero di cioè, io racconto cazzate sostanzialmente, poi la forma dove le racconto, sia teatro, su carta, su un video, quello poco importa, però davvero ho scoperto negli anni di saper fare solo quello, ecco, e quindi mi sono sempre appassionato alla comunicazione comica da questo punto di vista. gioca la carta degli sketch preregistrati per raccontare il Caccamo scrittore, lasciando all'appassionato di burattini il solo compito della presenza. Si scopre poi il Caccamo appassionato d'arte. Abbastanza scarso, capisci che in realtà la storia dell'arte è già spiegata dal quadro. Cioè quando ti dico, ma come fai a capire questo quadro di chi? Ma il quadro ti dice già tutto. Cioè Dosso Dossi firma i quadri con un osso, cioè se tu guardi i quadri che hanno un osso in basso e suo, quell'altro si firma in un modo, quell'altro, cioè il quadro già ti dice tanto di quello che stai guardando. E quindi questa Madonna della Seggiola molto bella tra l'altro. Si scivola poco per volta dallo spettacolo alla serata più intima e personale. Sul tentativo di coinvolgimento del pubblico, la prima avvisaglia. Ci sono domande? È la provocazione che resta senza risposta più volte. Poi, mentre la serata si stiracchia tra aneddoti e qualche timido applauso, ecco l'esito finale. Alla chetichella, chi si aspettava altro dall'incontro con Filippo Caccamo scrittore, ma pur sempre giullare, ha lasciato la scena assieme a quello spicchio di luna che aveva fatto la sua comparsa sul chiostro dell'ex convento di San Cristoforo.